Da quando Pietro Fiorentini ha iniziato a sviluppare soluzioni per l'idrogeno nel 2018, abbiamo avuto la necessità di testare il comportamento dei nostri prodotti per il gas naturale con questo nuovo vettore energetico. Nel 2020 le prime specifiche hanno portato ad un progetto preliminare. Nell'estate del 2021 sono iniziati i lavori all'interno dell'area del nostro stabilimento di Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove sono state allestite protezioni, recinzioni e i prefabbricati in calcestruzzo, seguiti poi dagli allacci elettrici e pneumatici. Il laboratorio è composto da un'area di produzione dell'idrogeno, un locale in cui si effettua il blending, ovvero la miscela di idrogeno e gas naturale, e il laboratorio vero e proprio in cui vengono effettuati i test sui dispositivi. La generazione dell'idrogeno può venire mediante elettrolisi, un processo già noto a partire dal XIX secolo. Assieme ad ITER, azienda entrata a far parte del gruppo Pietro Fiorentini nel corso del 2021, abbiamo sviluppato un nuovo generatore di idrogeno basato sulla tecnologia innovativa della membrana a scambio anionico. L'elettrolizzatore ITER combina i vantaggi dei sistemi PEM e alcalini, consentendo una riduzione dei costi di investimento ed un minore impatto ambientale, grazie ad un ridotto uso di metalli nobili. Con il termine blending dell'idrogeno si definisce la pratica di miscelare l'idrogeno gassoso in percentuale variabile all'interno di un altro gas, tipicamente metano o gas naturale. I parametri da considerare per il blending di idrogeno sono principalmente pressione, temperatura, portata e umidità della miscela. Il blending di idrogeno viene gestito attraverso una stazione di miscelazione composta da 3 mass flow controller, 2 sulla linea idrogeno e 1 sulla linea gas naturale. Una volta impostata la miscela desiderata, il sistema di controllo regola in maniera precisa l'apertura delle valvole per garantire le corrette portate sui 2 rami del circuito e mantenere bilanciata la miscela finale. Il laboratorio è pensato per poter generare qualsiasi miscela tra i 2 gas, fino a poter lavorare esclusivamente con l'idrogeno. Il laboratorio Pietro Fiorentini nasce anche con lo scopo di valutare la readiness degli strumenti utilizzati lungo la rete, ovvero la loro capacità di gestire diverse miscele di idrogeno e gas naturale. All'interno del laboratorio effettuiamo diverse prove in portata su regolatori e contatori con idrogeno puro o miscele, la cui qualità viene verificata in tempo reale tramite analisi gas cromatografica. Testiamo regolatori progettati per la bassa pressione tramite una linea dedicata che può arrivare fino a 5 bar. Siamo inoltre in grado di testare fino a 6 contatori in serie, siano essi residenziali o commerciali, di diverse tipologie e con diverse connessioni. Realizzare il laboratorio idrogeno non è stato semplice. I precedenti a cui fa riferimento non erano molti. Ancora oggi la tematica dell'impiego dell'idrogeno su reti di distribuzione è poco approfondita e ci troviamo in una fase di incertezza, anche normativa. Lo sforzo del team che ha collaborato per portare a termine queste sfide è stato ripagato dal grande interesse che abbiamo riscontrato quando sono iniziate ad arrivare richieste di supporto da parte dei nostri storici clienti del mondo del gas naturale, desiderosi di conoscere di più in merito alle opportunità che l'idrogeno porta con sé.